Buongiorno Paolini, Paoline, zoom zoom. Sono le 5 passate da qualche minuto, è venerdì. Io sono pronto, ho quasi andare al lavoro. Devo solo riempire la borraccia dell'acqua per lo zaino, avevo tutto pronto, già quasi me la stavo dimenticando. È tutto pronto, dicevo. Come state voi? Benvenuti in questo nuovo vlog, innanzitutto. Io a quest'ora cerco di non parlare troppo a voce alta per non far incacchiare i vicini. Allora, come va? Sì, è venerdì, ieri era festivo, lo sapete, avete visto il vlog, mi sembra che oggi sia un lunedì praticamente, ma in realtà si va di nuovo, cioè di nuovo, si va verso fine settimana, domani è sabato ovviamente. Quindi è stata molto strana questa settimana. Praticamente ho lavorato un giorno sì e un giorno no. Quindi, ma voi siete sempre stati insieme con me. Allora, oggi si va a lavorare. Oggi sì, per l'unica volta in questa settimana finisco alle 2 invece che l'una. Quindi sarà un pochino più lunga. E poi torno subito a casa, ovviamente. Mangiare qualcosa e continuerò le cosine a casa. La roba asciutta, credo, dello stendino ci ha messo un poco di più adesso d'inverno, anche se ieri ho ucciso il riscaldamento, quindi è tutta asciutta sicuramente. Ora l'ho spento perché sono via tutta la mattina, non mi serve. Raga, sì, sono abbastanza sveglio, devo dire. Oggi arriverà la seconda parte, cioè la seconda parte, sì, l'hanno divisa in due pacchi, oggi arriverà le altre pillole del magnesio. La vitamina C ve l'ho già fatta vedere, credo. Arriverà il magnesio, quindi da domani comincio questa cura di... Che dire? Questa cura, raga, di medicine. Ecco qua. No, di medicine. Vabbè, mi perdonerete perché sono le 5 del mattino. Questa cura di vitamine. Ecco, chiamiamo le cose come si devono chiamare. Bene. Il resto niente, domani sera si dovrebbe andare alla festa a Schmandorf, una festa tipo la notte bianca vostra, ecco. Andrò con Sarko. Per quanto riguarda, doveva venire anche la zia e mia cugina, però hanno passato tutti quanti la febbre. Sono in miglioramento tutti quanti. Da ieri sera però mia mamma mi ha scritto: Paolo, sono a letto anche io con la febbre, mi è preso un colpo, lei sapete che ha passato, ha passato la polmonite praticamente l'anno, no, l'anno scorso, era in primavera? Sì, era fine primavera, qualcosa del genere. Comunque, allora eravamo tutti timorosi, abbiamo tutti paura, insomma, però aveva un po' di febbre ieri sera, stamattina ovviamente, gli ho mandato il buongiorno, gli ho chiesto come sta, mentre sta dormendo. Quindi mi risponderà più tardi. Vi faccio sapere, insomma, anche mia mamma ha preso questa. La chiamo influenza, ma in realtà non è influenza perché l'influenza arriva, sappiamo, dopo il periodo di Natale, quindi virus, raffreddori, non lo so, comunque, che prende lo stomaco, la febbre e il mal di pancia, insomma, e i dolori alle ossa, quindi sì, è sempre influenza. Va bene, ma non parliamo di malattia a quest'ora, parlo piano piano piano. Io ho ancora qualche minuto, ci sentiamo fuori in passeggiata. A tra poco. Eccomi uscito. Il gattino. Incontro sempre dei gattini. Intanto mi stavo ammazzando. Ho girato il piede. Ciao gattino. Buongiorno anche a te. Come stai? Che bello che sei. Scappa, scappa. Sono le 5:17, ci sono 9 gradi stamattina e c'è una leggera pioggerellina, infatti ci sono le macchine bagnate. Abbastanza freschino, sì. Io ho il mio cappuccio, che non si vede, aspettate che arrivi alla luce. Andiamo a affrontare questo venerdì che sarà impegnativo. Come sempre ci sono vari fattori. Oggi cominciano le offerte.
poi è venerdì e poi viene dopo il festivo, raga, quindi una combinazione che ci farà muovere tutto il tempo. Ma meglio, meglio che passa via veloce la giornata, la mattinata. Adesso sento che sta piovendo di più. Non apro l'ombrello, che comunque ho il cappuccio e nella giaccone, insomma. Veramente ho fatto un affare con questa giacca di chicca, è caldissima. Raga, è molto calda. Ok, allora vi do appuntamento a questo pomeriggio, insomma, quando esco vi mando un bacio, fate sempre compagnia in questa passeggiata e ci sentiamo tra qualche ora. Ho finito, raga, sono le 14.08, vado al bus. Oggi è proprio una tipica giornata autunnale, invernale. Ci sono in questo momento, ve lo dico subito, 10 gradi e sta piovendo, come potete, non so se vedete o immaginate. È verde, corro attraverso la strada, ci sentiamo a casa. Io ho una fame, però, cioè, non ho preso niente adesso che sono uscito. Quando arrivo a casa mi faccio qualcosa da mangiare subito. Tutto a posto, raga, oggi non potete capire cosa c'era all'inferno. Una combinazione di cose, essendo dopo un festivo, il fatto che è venerdì, che sono cominciate oggi le offerte, vi potete immaginare la gente dalle 7:15 del mattino non si è fermata fino ad ora, raga. Ma è passata veloce. Allora ci sentiamo a casa, eh? Piccole perette sono cadute, poverine, piove raga. Mi è arrivata un'email, sto andando a casa ovviamente, un'email che mi è arrivato un pacchettino, almeno c'è scritto in consegnato, scusate, mi è stato consegnato lì davanti alla porta. È un pacco che aspettavo dalla Cina. L'ho visto in un post sponsorizzato su Instagram e ho detto no, deve essere mio. Però mi mette molta in curiosità e ve lo farò vedere anche a voi. È una cosa che, allora, dovrebbe crescere, toccandola, manipolandola in un certo modo, dovrebbe crescere sempre di più. Adesso i maliziosi penseranno chissà che, ma vedrete poi, adesso che arrivo a casa, che cos'è. Non sono troppo curioso, spero che cresca veloce, ci vorrà un po' secondo me, adesso vedrò, poi dipende dalle cure, tutto quanto. Una cosa un po' particolare, boh, di questi cinesi, se le inventano tutte, vedremo un po'. Appena arrivo a casa spacchetteremo. Dovrebbero essere arrivate anche le il magnesio, ma non credo, forse quello viene consegnato più tardi e basta. Credo che non ci siano altri pacchettini oggi. Ciao raghi! Allora, sono qui per farvi vedere tutte le cosine che mi sono arrivate. Allora, finalmente è arrivata anche la vitamina C. No, anzi, la vitamina C era già arrivata, è arrivato anche il magnesio, quindi da domani comincio la cura. Allora, vi ricordo questa marca. Io non vi sto consigliando nulla, è solo per se per caso vi servono delle vitamine, roba così. Non è una sponsorizzazione, sono consigli del medico di mio fratello, ve lo ripeto, un esperto. Questa è la marca. Se dovete scegliere ve lo consiglio, ma non vi sto raccomandando nulla di comprarle, non vi sto dicendo le dosi, niente, dovete parlare con i vostri dottori, insomma. È solo per farvi vedere la marca, che queste qua sono pure e insomma sono le migliori, ecco, questo ci tenevo a dirlo. Comunque è arrivato e domani mattina vedremo che cosa succederà. Se mi trovate con un testone di capelli così, magari, raga, ha funzionato. Poi sono arrivati, tramite il buono che mi ha regalato Eliana, il mio ordine da Amazon Italia, i due profumi che vi ho detto, unisex, erano due profumazioni, quindi ho detto perché non prenderle tutte e due, era giusto giusto il buono per comprarli. Questi due profumini, diciamo così, due Eau de Parfum, sono curioso di provare il packaging, raga, è bellissimo, cioè guardate che colori, fantastico. Sono da 30 ml,
Non si sente nessun profumo. Queste sono le scatoline. Vediamo un po'. Sono curioso di... Wow, che buoni che sono, mamma mia. Provo prima su un braccio. Ok. Senza parole, fantastici. Sono della Adidas Vibes, Chill Zone e Sparked Up. Spark Up. Buonissimo. Questo giallo, mamma mia. Vediamo questo qua. Anche buono. Però questo è buonissimo anche questo. Dopo si sente. Questo qui giallo però è molto molto più buono. Questo qua è molto più buono. Ma anche questo qua è violetto verde. Tutte e due, devo dire la verità. Che buoni. Beh, ho fatto un affare, raga. Sono davvero buoni. Peccato che finiranno subito, però adesso so che sono così buoni, raga, li ricomprerò. Benissimo. Qui non li ho mai visti. Devo andare o a DM o a Rosman. Forse da Rosman li trovo. Mamma mia. Anche questo qua sta diventando addirittura più buono di quello. Più buono dell'altro, eh? Va bene. Basta Paolo profumarsi, facci vedere quello che è arrivato dalla Cina. Allora, è composto da due parti. Vi faccio vedere la prima parte. Voi direte che cos'è? È un portacenere? No. È un sottobicchiere, qualcosa del genere? No. È un sottovaso? Beh, più o meno, sì. È un contenitore per fare bere il latte al gattuccio? No, perché non ho il gattuccio. Poi questo qui glielo metterò sopra io. Questo è mio, me l'aveva regalato Monica tanto tempo fa, con tanti altri maletti. Grazie Monica se mi stai ascoltando. È un bellissimo ippopotamo, simpaticissimo, che sta benissimo sopra questo. Voi direte, da Paolo, che ti è arrivato un tronco di legno dalla Cina? Ti hanno fatto il pacco? No. E cos'è? È il ciottolo magico di Pinocchio lì, il fusto di legno che poi diventerà un burattino? No, non credo. Io non sono Geppetto. Però è un tronco di legno, sì. Cosa c'è di così magico? Allora, questo ovviamente conterrà il tronchetto. Questo è il tronchetto della felicità. Praticamente. Quando, allora, praticamente, mi sto sconfondendo. Allora, questo si chiama tronchetto della fortuna e della felicità, ok, e della pace. Praticamente, bisogna bagnarlo. Intanto è protetto dalla cera, qua, e qua bisogna grattare. Dopo gratterò, lo laverò per bene, lo metterò sul suo piattino, lo bagnerò. E dopo circa 3-4 settimane cominceranno a uscire le foglie e questa pianta praticamente crescerà sempre di più, farà delle foglie grandi, si solleverà in altezza e farà anche fiori poi, non so di che colore, ma dovrebbe fare anche i fiori. Allora, bisogna scegliere un animaletto portafortuna da metterci sopra, un oggettino. Nel sito c'è un omino di legno. Io ho deciso di prendere lui perché è tanto carino, a parte che mi assomiglia con la panzotta qua e ci sta benissimo sopra, guardate. Sembra fatto apposta, ci sta super benissimo sopra. Questo sarà il mio animaletto che poi si trasformerà in portafortuna quando usciranno le foglie. Dice anche che purifica l'aria, protegge dalle onde elettromagnetiche, dice che porta fortuna e pace. Appena punteranno le prime foglioline, da quel momento avrò tanta fortuna. Vedremo. Se non cresce nulla, sarò sfigato più di quello che sono. No, dai, a parte gli scherzi. Allora, questo è il coso misterioso della Cina. Mi è apparso su Instagram, ho detto, deve essere mio. Adoro le piante. Allora, non ho capito ogni quanto bisogna bagnarla, ma la cosa migliore è lasciare sempre mezzo centimetro d'acqua qua sotto il piattino. Poi non diretto contatto con la luce, soprattutto col sole, e non deve stare al freddo. Quindi, scusatemi, mi prude il naso, non è molto elegante. Quindi, raga,
Io lo metterò qui sul, in mezzo al tavolo, su questo vassoio che ho già preparato, cioè sposto le pietroline e qua in mezzo ci metto questo, anzi ce lo metto subito, ci dovrebbe stare perfetto, sì, e lo metto qua in mezzo al tavolo, è molto carino, però prima devo fare tutta la procedura di togliere la cera, metti la cera, togli la cera, metti la cera, togli la cera e questo sarà il mio nuovo tavolo, insomma centro tavola. Appena spunteranno le foglioline, ma ci vuole 3-4 settimane, ve lo farò vedere. Qui sul tavolo è buono perché c'è anche il termosifone, quindi qua è una zona abbastanza calda, c'è la luce ma non diretta, insomma non c'è proprio il sole quando uscirà, non gli andrà sopra. Adesso io toglierò la cera, lo lavo per bene e poi lo innaffio e aspetteremo, raga. Mi sembra una cosa davvero carina anche per fare un regalo, se volete vi metto il sito, chiedetemelo. È troppo troppo carino e qua sopra potete scegliere voi l'oggettino o l'animale che vi porterà fortuna, perché praticamente le foglie escono dai lati praticamente e germoglierà lì, ma bisogna pulire la cera qua e qua per far assorbire l'acqua, ovviamente. Quindi sono troppo troppo felice. Vedremo un po' come andrà. No, fotocopertina non ve la faccio, non vi spoilerò nulla. E questa era la cosa per cui vi ho fatto aspettare. Va bene, vi mando un bacio. Ci sentiamo più tardi. Ho intanto già mangiato qualcosa. Giornata veramente grigia e nulla. Vi mando un bacione, appunto. Ci sentiamo dopo. Ciao. Eccomi qua, raga. Un po' al buio perché la giornata è quello che è. Sono le 5 meno un quarto. Io adesso finalmente, dico finalmente, mi posso mettere nel divano. Cosa ho fatto fino adesso? Ho lavato la cucina, avevo già mangiato, ve l'ho detto, mi sono bevuto il caffè, ho sistemato un po' qui, ho tolto la roba dallo stendino, eccetera, eccetera, ho fatto anche... cosa ho fatto, raga? No, ho parlato con mio cugino, una quarantina di minuti, sapete, chiacchiera, chiacchiera, il tempo vola, il tempo passa, e ho sistemato, vi faccio vedere la piantina che bisogna solo aspettare. Ho messo l'acqua sotto così assorbe quella che ha bisogno. C'è scritto, guardate, eccola qua, l'ho messa qui, molto carina, dai. L'ippopotamo ci sta troppo troppo bene. Se riesco vi metto, aspettate un attimo, vi metto una fotina qui dove c'è il bicchiere di come dovrebbe venire, anzi un paio di foto, aspettate un attimo. Adesso le cerco e ve le metto qui. Lascio un attimo fermo così. Forse le state guardando. Ecco, dovrebbe venire così, insomma. E mi piace troppo. Sono troppo contento. Curioso più che altro. Spero che almeno in 3 settimane esca qualcosa, se no rimango deluso, raga. Speriamo bene. Paolini e Paoline, sono già a letto, sono le 9. Ovviamente non dormirò subito, credo. Gli metto sempre video su YouTube a girare, così proprio faccio il simbolo. A girare, a girare, a girare. E niente. E poi mi addormento. Piove. Non c'è freddissimo. Non c'è freddissimo. Paolino, vai a dormire. Domani ancora sveglia presto. Poi lo sapete che per 2 settimane non ho sveglia, nel senso, ho 2 settimane di chiusura al lavoro. Eh sì, proprio così. 2 settimane, va bene, nessun problema. Anche se sapete che amo, mi piace molto il turno di mattina, però è capitato così. Cosa volevo dirvi? Ho appena letto una notizia su Facebook che... Vi ricordate che io scherzo sul cane malefico quando passo nei giardini, nei cortili e i cani abbaiano? È tutto naturale, io mi spavento. Però oggi la notizia è che un uomo che passeggiava qui a Regestauf, non so esattamente raga dove, in città qua, in paese, in cittadina, non so mai come chiamarla, è una cittadina, è un paese. Praticamente è uscito il cane dal cortile e gli ha morso una gamba. Il mio incubo praticamente. Non... Adesso passerò lontano, passerò in mezzo alla strada, non più nei sui marciapiedi. Vabbè, capita, però... vabbè, volevo darvi questa notizia. Starò più attento, mamma mia. Buonanotte, raga, ci sentiamo domani che è sabato. Ce la possiamo fare.
Forse. Ciao, buongiorno. Sono già le 5 meno un quarto. Sì, sono. Ovviamente sveglio dal solito alle 4 per mia scelta. Ho fatto la colazione tranquilla. Mi sono rimesso un attimo sdraiato, ho guardato le notizie, ho guardato qualche. Mi ha dato il buongiorno a tutte e tutti. E sono qua pronto a entrare in doccia, raga. Lo zaino è pronto. Oggi mi sono portato delle noccioline, cioè frutta secca mista più che altro, e il frottino. Ecco, non ho, sinceramente non ho neanche guardato l'agenda ieri, oggi, queste mattine proprio non l'ho aperta, soltanto per vedere cosa mi ero scritto da portare. Non lo so, sinceramente, devo fare anche il nuovo video dell'agenda, raga. Quando? Questo non lo so, sicuramente lunedì mattina, avendo le chiusure. Niente, oggi è. Oggi è sabato 5 ottobre, sì, avevo scritto di andare al bar, ma poi ho cambiato idea. Perché l'avevo anche detto. Vabbè, dettagli. Le cartoline sono pronte, raga. Con il francobollo. Con i francobolli, ma devo solo mettere gli indirizzi, non l'ho ancora fatto, raga. Che bisogna fare? A proposito. A proposito, no, mi devo preparare la borraccia dell'acqua, ecco. Cioè, sono un po' raffreddato, raga, solo un naso da ieri. Niente di che. Oh, che profilo, che bel profilo. C'ho il termosifone acceso nel bagno per farmi la doccia, ovviamente. Perché se fa veramente freddo, ci sono 9 gradi. Anche se abbiamo passato mattinate più fredde, ve le ricordate? Quando sono uscito a 3 gradi. Quindi, che cosa c'è qua? Un ragnetto. C'è un ragnetto, cosa fa in casa mia? Ve lo faccio vedere. Oh, uno, sono due. No, è uno, guardate. No, è doppio, sono due. Ma sono due ragnetti che fanno amore. Sono veramente due, raga. Ma che cavolo, adesso devo mandarli fuori in qualche modo. Va bene, ci sentiamo dopo. Ci siamo, raga, sono pronto. 5 minuti esco. Sono le 5 e 10. Niente, sono quasi pronto. Sono pronto praticamente. Psicologicamente no, mamma mia, ieri ve l'ho detto, che cavolo è successo? Ieri alle 7 e un quarto non riuscivamo a preparare i banchi, raga. Non riuscivamo a preparare i banchi. Alle 7 e un quarto è arrivata la prima onda di gente. Io sono uscito alle 2, è stato un continuo in tutti i banchi, dal pesce, le formaggi, la carne. Poi, ovviamente, tutto il supermercato, logicamente, però. Mamma mia, assurdo. Oggi, secondo me, sì, di mattina c'è, sabato mattina c'è anche tanto lavoro. Non, secondo me non come ieri, ma queste saranno le ultime parole famose. Poi avevamo l'agnello in offerta, raga. Maro, abbiamo il quarto, non so come si chiama, il quarto d'agnello, il Forte-Firte, il tre quarti, insomma, della coscia. No, dalla questa parte qua, non lo so, adesso con la zampa davanti, il pezzo davanti. E allora lì a tagliare, a tagliare, a tagliare con la sega. Incredibile, uno ha preso 10 kg, 16 kg, 20 kg, 8 kg, mamma mia. 8 euro, eh? 8,80 euro al chilo, più o meno, quindi potete immaginare come abbiamo lavorato. Oggi sarà lo stesso, sicuramente, vabbè. Oggi esco all'una, però, che è già tanto, uscire un'ora prima. Devo fermarmi lì al supermercato perché mi hanno caricato il bonus per fare la spesa, quello trimestrale. Niente di che, è un piccolo aiuto, però tutto fa brodo, come si dice, e quindi sto raddrizzando le mie piantiline. E,
Che belle che sono. Cioè, guardate. Amori miei. Bene. Che stava di? Ah sì, quindi mi fermo un attimo perché stasera c'è Sarko. Stasera andiamo alla festa di Spandors, forse. No, non voglio dirvi che ci andiamo, che poi non ci andiamo. Però forse si va. Vi porterò con me ovviamente per il prossimo vlog. Però dicevo, domani rimane qua, domenica scorsa non è venuto, domani c'è e faccio il minestrone, prendo il mio famoso minestrone, quindi devo comprare i fagioli, devo comprare il misto di verdure per fare l'insalata, anche se per fare il minestrone, scusate, anche se quello mi piace di più da Aldi, quindi non lo so. E poi, cosa importante, devo comprare i panni Swiffer, quelli umidi, quelli bagnati, insomma. Li compro, approfitto del bonus. E poi vedo, c'ho qualcosina da spendere. Non è che devo spenderli tutti per forza oggi, però, sapete, poi 2 settimane di chiusura non riesco a fare la spesa lì, perché non ce la faccio. Potrei farla nelle pause, ma io devo andare prima, ma non ho voglia, e nelle pause io voglio mangiare e stare tranquillo, insomma, nella pausa. Quindi, oggi faccio questa spesina per il minestrone domani. Finalmente torno al tempo delle zuppe del minestrone. Ancora 2 minuti. E poi volevo dirvi, vi ricordate che vi ho parlato del Golden October, quelle famose giornate di ottobre calde? Ecco, da lunedì fino a giovedì, venerdì, quindi diciamo quasi tutta settimana prossima, ho messo questa ottobrata con 20-21 gradi, raga. E settimana prossima sarà bella. Io ovviamente c'ho le chiusure al lavoro, ma poco importa, dai. E si mette questo caldino, 21 gradi, cavolo, raga, ci sono 10 gradi, ieri di pomeriggio ce n'erano 10, oggi anche 11, insomma, trovandosene 21, soprattutto poi col sole, se sarà così, addio, tutti impazziranno e usciranno, che bello. Bene, scappo, ci sentiamo dopo. Ah, ci sentiamo in passeggiata che vi devo raccontare una cosa. Ah no, ma ve l'ho già detto ieri sera del cagnolino, giusto? Sì, ve l'ho detto ieri del cagnolino. Vabbè, ci sentiamo in passeggiata comunque. Raga, sta piovendo. Non so se vedete, c'è questa specie di nebbiolina, una pioggia fine, fine, fine. Molto fastidiosa. Infatti non ho aperto l'ombrello, tanto sapete che ho il cappuccio. Molto comodo quando fa questa pioggia così. E niente, mi sono ricordato che poi avevo già detto del cagnolino di ieri, che un uomo passeggiando qua in città è uscito dal cortile del giardino il cagnolino e gli ha morso la gamba. Adesso però sta aumentando sta pioggia. Va bene, io corro l'autobus. Silenzio. Ho preso tutto, sì. Ogni tanto ho il dubbio, ho preso le chiavi, ho preso questo. Sì, c'ho tutto. Bene. Vi mando un bacione di nuovo. E ci sentiamo fra qualche ora. Forse ci vediamo direttamente a casa con il piccolo svuotaspesa. Ciao ciao! Raghi, sono le 13:30, ho fatto un po' di spesa, come vedete. Che fortuna mi è bastato il bonus che mi davano. Ne ricaricano la carta giusto giusto per fare questa spesuccia, poi vedremo a casa. Il tempo è grigio ma non piove più, si sta anche bene, devo dire, non c'è proprio freddo, raga. Quindi tempo che arriva il bus, me ne vado a casa, metto a posto la spesa, mi rilasso un attimo e poi vi racconto se andremo alla festa stasera. Devo ancora sentire Sarko, vediamo un po'. Adesso chiamo mamma e noi ci sentiamo dopo, raga. Raghi, sono arrivato a casa, sono le 3:20. Perché? Perché mentre ero in bus mi ha chiamato mio fratello, così, proprio così. Faccio una bella fotocopertina, chissà se me la prende. Aspettate che me la devo fare perché mi piace troppo.
Sto facendo un casino, mi cadrà il telefono, raga. No, non ce la posso fare. Vediamo. La voglio, la voglio. Allora, perché di solito voi dovete sapere i trucchetti YouTube. Quando uno sta immobile su YouTube, tipo per pochi secondi, così, non so, YouTube prende e ti fa la foto. Quando ti fa scegliere per le fotocopertine, ti mette le immagini più ferme, insomma. Non so se mi avete capito. Raga, mi sta scoppiando la testa. Non ragiono più. Allora, mi ha chiamato mio fratello. Mi ha detto, sei già a casa? Sei a casa? Gli ho detto, no, sto tornando col pullman a casa. Guarda, io ho portato Lara a fare un balletto, delle prove di balletto, proprio dove abiti tu, quindi ci passiamo lì mezz'oretta, tanto devo aspettare, poverino, si annoiava. Ci passiamo mezz'oretta, facciamo un giro lì al supermercato, quello c'è il Reve qua che a lui piace molto. Insomma, praticamente sono stato con lui un'oretta, quasi un'oretta, raga. Gli ho fatto un giro al supermercato, lui cercava un tipo di cioccolato per fare gelato, molto particolare, che va di moda adesso. E niente, io ho approfittato e adesso vi faccio vedere perché io ho fatto la spesa da me, vi mostro tutto. In più, visto che ero in macchina, ho preso un flacone di detersivo della lavatrice, di quelli belli prepotenti, quello per 80 lavaggi, che portarlo a mano sarebbe stato impossibile, vi faccio vedere tutto. Dicevo questo, che mi sta scoppiando un po' il cervello, non lo so perché, sono un po' raffreddato, forse come il naso un po' tappato, spero che non mi venga niente, soprattutto che mi passi il mal di testa, se no devo prendere qualcosa. Giro la camera e vediamo che cosa ho comprato. Eccoci qua, raga. Allora, ho preso. Intanto era super offerta questo pane buonissimo, immagino che sia buonissimo, ma sicuro. Vital più vitamine con carote, il famoso pane alle carote, un po' però un po' diverso che prendevo sempre io. Vital più, quindi ne ho presi due, uno lo butto subito in congelatore così com'è, anzi faccio i sacchettini 2-2, ho il frigo ancora col pane, raga, che mi avevano dato, però non basta mai, uno lo lascio perché magari lo mangiamo stasera, o no, stasera non mangiamo a casa, domani con Sarko magari. Quindi ho preso due di questi pani qua, poi noccioline miste marchio Kaufland e marchio Seeberger, che c'erano anche al DM, questo se non sbaglio. Miste, le metto lì per le mie pause. Poi in super offerta cercavo la pancetta, raga, costava un occhio della testa, c'è questa qua di pollo. E ho detto, ma sì, per fare una carbonara, che non chiamerò carbonara se no mi offendono, con la pancetta di pollo, raga, voi non avete sentito. Poi fagioli, anche questi in offerta, fagioli bianchi, li metto nel minestrone domani, ne ho presi due. Poi questi ve li faccio vedere dopo. In offerta c'era la toscana, l'acilio, questa a pezzettoni col basilico, e questa invece a pezzetti senza basilico. Mi piace molto questa qui per fare i sughi. Poi un latte per la panna per il caffè. Ho preso, ho approfittato del buono, raga, i Swiffer 18 pezzi asciutti, ma ne avevo ancora di questi. Mi sono finiti quelli umidi, ho preso questo super paccone, raga, da 24 pezzi a 6,50 euro, quindi credo che sia veramente un buon prezzo, 24 ce n'è dentro. Poi della carne macinata, vedete, al mio banco, mista per fare le polpette, però la congelo perché non so quando le farò. Poi due insalate, questa qua tagliata in modo grossolano, una e due, sempre scusate, sono questi tre tipi di, sono questi due tipi di insalate, sono col prezzemolo. Invece per fare il minestrone, raga, ho preso questo, tutta fresca, questo mix di carote, cipolla, broccolo, lo schnittlauch, che sarebbe questo, il porro, credo, e altre verdure. Ah, addirittura ci sono le patate americane, wow. E poi questo ne farò tanto, raga, così se ne avanza mi rimarrà lì per i prossimi giorni. Questo, dove ci sono anche carote, altre verdurine, gli spinaci, butto tutto nel minestrone, raga, tutte roba fresca e tutta, come dire, tutta roba fresca e sana, insomma. E basta, raga, ho finito. E questo qua è il Super Mega Ariel Color 80 lavaggi, che ho pagato 19 euro. Però
Però mi durerà un po'. L'ho portato solo su solo per farvelo vedere. Pensate che devo fare lo sforzo per riportarlo poi giù in cantina. Poi mi sono arrivate le pubblicità e i volantini, e c'era quello del Netto con gli stickers da attaccare per gli sconti. Vedete, a qualunque prodotto potete attaccare il 5, il 10 o il 15% a vostra scelta. Io ho pensato, quando mi vado a prendere il latte, ne compro 3 e ci attacco 3 sconticini, 3-10%, quindi lo pagherò molto meno. Oppure la roba cara, tipo l'olio d'oliva, anche se l'olio d'oliva, se ci attacco il 15%, non so se mi dà meno prezzo del DM l'olio, non lo so. Comunque, sicuramente ci sono anche da voi, sono per 2 settimane, queste fino al 12 e queste per la successiva. Quindi quando devo andare a comprare qualcosa che mi serve, vado al Netto e ci attacco questi, mi devo ricordare. Me li metto nello zaino o nel portafoglio, insomma. Allora, vi mando un bacio, raga, questa era la mia spesuccia e ci sentiamo dopo. Bene, raga. Allora, io ho messo a posto la spesa, vedete che sono ancora in tenuta del lavoro. Adesso mi faccio il caffè e mi metto nel divano, sono le 15:40. Tanto se usciamo esco alle 19:30 più o meno, quindi 19:15, ne ho tanto tempo. Mi devo riposare un attimo perché non mi devo dimenticare che ho lavorato stamattina e mi sono svegliato alle 4, quindi un attimo il corpo si deve rilassare. Quindi noi ci sentiamo dopo. Raga, ho paura veramente che mi sono preso qualcosa, non lo so. Non diciamo nulla, ci sentiamo dopo. Parino positivo, positivo. Non, avete, sì, positivo, si dice positivo, non trovo altri sinonimi. Positivo, positivo. Raghi, sono in modalità predoccia, sono le 17:45. Io ho guardato, ho un bus alle 18:15, no, sì, 18:15 no, troppo presto, alle 19:15, raga. Ho un bus alle 19:15, quindi ho ancora tempo, mi vado a fare la doccia. Allora, vi dico che in questo momento ci sono 8 gradi, raga, mamma mia, proprio non è più autunno. Non ci sono più le mezze stagioni, quante volte lo diciamo, ma lo so che ve ne siete accorti anche voi in Italia, è veramente così. Sì, siamo passati all'inverno direttamente, ma va bene. La cosa importante è che non piove, la temperatura va bene, ti copri. Adesso, anzi, non posso farvelo vedere perché devo editare, raga. Anzi, no, ma se faccio la doccia e poi edito dopo, posso farvi vedere l'outfit. Ma è solo che metto il maglione di Zarita, raga, solo questo. Quindi niente di che. Vediamo un po' se faccio la doccia e poi edito. Quindi vi mostro come sono vestito. Niente di eccezionale, però molto bello. Beh, bello, l'ho provato. E niente, quindi dicevo, visto che ci sono 8 gradi, è ora di chiudere tutto e prepararsi per la sera. Nel senso che accendo il riscaldamento, così quando torniamo a casa siamo abbastanza calducci. Lo metto a 2 che tiene la temperatura. Aspettate che mi inchino. Ok, messo a 2, raga, così siamo a posto. Bene, il bagno è già bello caldo per farmi la doccia. Si va alla festa, quindi abbiamo deciso questo. L'ho sentito, eravamo tra sì e no, tra sì e no. Poi abbiamo detto, ma chi se ne frega, domani si ci riposa, usciamo, vediamo un po' che cosa sarà poi questa festa. Se riuscirò a girare qualcosa, ve lo vedrete poi nel prossimo vlog. Non ho girato, raga, il video dell'agenda perché ho dormito, ho fatto un pisolino, anche se di circa 20 minuti, mezz'ora, però mi ha fatto bene, se no veramente crollavo stasera, quindi non ho ancora girato il video dell'agenda. Ci sta che prima di uscire di casa me lo giro, eh? Adesso mi faccio la doccia, mi riscaldo bene, tipo che adesso in questo momento freddo, ero lì seduto, avevo freddo, e ci sta che lo faccio, ma vi aggiornerò. Quindi, che facciamo, raga? Ci salutiamo? Mi devo salutare, raga, vi mando un bacio. Non faccio premiere perché sono in giro, quindi non faccio premiere. Quindi vi abbraccio forte e ci sentiamo prossimamente. Spero domani sera già di pubblicare qualcosa, se no ci sentiamo lunedì col video agenda. Poi settimana sarà lunga, arriverà la Degustabox settimana prossima. Ho avuto il messaggio che è l'ultima, eh? Non è l'ultima, è l'ultima possibilità, raga. Se sarà veramente
brutta, io non la prenderò più. Mi dispiace perché anche voi ci siete affezionati, ma buttare i soldi così alla fine non ho più, non è più un piacere prendere questa degusta box. Gli diamo un'altra possibilità, dai, gli diamo un'altra possibilità. Quindi io vi ricordo di lasciare un like e un commento. E noi ci sentiamo, raga, prossimamente, ve l'ho detto prima. Vi mando un bacio, vi voglio bene, grazie ancora. E da Paolino, il vostro Paolino, vi abbraccia forte. Ciao a tutti, grazie, eh? Grazie sempre dell'attenzione.